Si dice che abbiano predetto le due guerre mondiali, le catastrofi naturali, la nascita e la caduta degli imperi e la fine del mondo. Dai Maya al leggendario Nostradamus, ai veggenti dei nostri giorni, parleremo dei più sorprendenti profeti del passato e del presente. 4, 3, 2. Scopriremo le loro profezie più agghiaccianti. Ci sarà una purificazione. Cataclismi, morte e devastazione. E incontreremo l'uomo che ha superato tutti. Edgar Cayce ha fatto previsioni al di là dell'immaginazione. Leggeva il corpo come se avesse i raggi X. Cayce era il sensitivo più dotato del XX secolo. Fin dall'antichità, i misteri del futuro sono stati inseguiti da molti e visti da pochi privilegiati. La chiaroveggenza ha una storia ricca e controversa. Ma chi è il personaggio più rappresentativo? Senza dubbio, il più famoso è Nostradamus. Conosciuto come il profeta del destino funesto per le sue cupe visioni del futuro, Nostradamus usa l'astrologia e la magia per guardare attraverso lo spazio e il tempo. E anche ai suoi giorni è considerato uno dei più importanti veggenti d'Europa. Ai suoi tempi Nostradamus era famoso anche prima delle sue profezie. Era medico di corte e astrologo della regina di Francia. Medico, astrologo, ma anche veggente, Nostradamus è un uomo del Rinascimento sotto molti aspetti. Ma oltre 400 anni dopo la sua morte è ricordato per lo più per il suo libro Le Prophéties, una raccolta di 1000 poemi visionari scritti tra il 1555 e il 1558. Scrisse 10 volumi, ma delle 1000 previsioni ne rimangono solamente 942. Fondamentalmente, guardano tutte alle infinite strade che può prendere il futuro. Ci sono centinaia di profezie che indicano futuri alternativi. Il materiale di Nostradamus è ricco di simbologie e riferimenti, dalle molteplici interpretazioni. Ma molte delle profezie risultano spaventosamente accurate, soprattutto quelle verificatesi durante la vita di Nostradamus. La più famosa predice la morte del re di Francia durante un torneo di cavalieri, 4 anni prima che accada. Nel 1559 Enrico II si scontra con il giovane conte Montgomery durante un torneo. Il giovane leone vincerà il più vecchio sul campo di battaglia, in singolar tensione. Gli scudi dei due uomini sono ornati con dei leoni. Il leone più giovane, il conte Montgomery, non abbassò in tempo la sua lancia e trapassò la visiera dorata del re. Trafiggerà i suoi occhi attraverso una gabbia dorata. La lancia del conte Montgomery si frantumò in tante schegge. Una ferì il re alla gola, un'altra gli trapassò l'occhio e raggiunse il cervello. Nell'ultima riga c'è l'epilogo. Due ferite diventeranno una e poi arriverà il freddo di una crudele morte. Il re agonizzò per 10 giorni e alla fine morì di infezione cerebrale. Si crede che Nostradamus abbia predetto anche la rivoluzione francese. Dagli oppressi si leveranno canti, grida e reclami. In seguito, gli idioti senza testa considereranno questi dei segnali divini. L'ascesa e la caduta dell'imperatore Napoleone. Da soldato semplice aspirerà all'impero, dall'abito corto aspirerà a quello lungo. E l'ascesa al potere di Hitler. Gran parte del campo di battaglia sarà contro Hitler. Quando l'infante di Germania non rispetterà niente. Ha anche visioni infauste del nuovo millennio. Al compimento del grande numero 7 apparirà al tempo dei giochi di Ecatombe, non lontano dal grande millennio,
in cui i morti usciranno dalle loro tombe. Finora questa cupa visione dei nostri tempi non ha avuto riscontri, ma Nostradamus continua a essere uno dei più grandi profeti del mondo. Le persone sono convinte che Nostradamus sapesse di cosa stava parlando, perché dopo aver interpretato una quartina e aver trovato l'evento storico a cui si riferisce, stentano a credere che esistano altre interpretazioni. Nostradamus rimane un profeta molto discusso, ma oltre Manica, nello Yorkshire, c'è un altro veggente, una donna, le cui visioni sono immagini vivide di ciò che accadrà. Mamma Shipton nacque alla fine del 1400 e morì nel 1561, 5 anni prima di Nostradamus. Mamma Shipton scrive in versi descrizioni dettagliate di un futuro che deve ancora rivelarsi. E ora una parola in rime semplici su ciò che accadrà in futuro. I pensieri degli uomini viaggeranno per il mondo alla velocità di un decimo di secondo. Sott'acqua l'uomo potrà camminare, cavalcare, dormire e conversare. Nei meravigliosi giorni a venire, le donne decideranno come vestire, i pantaloni indosseranno e i riccioli taglieranno. Si dice che abbia predetto anche la Seconda Guerra Mondiale e la fine del mondo in cui viviamo. Nel 1926 saranno state pianificate grandi guerre e la Terra sarà messa a ferro e fuoco. Ma quelli che vivranno in questo secolo lo faranno tremando di paura, perché le tempeste infurieranno e gli oceani ruggiranno. Quando Gabriele soffierà sulla spiaggia nel suo meraviglioso corno, i vecchi mondi moriranno e ne nascerà uno nuovo. Sta predicendo il futuro o lo sta semplicemente immaginando? I profeti scoccano una freccia nel muro e poi qualcuno ci dipinge intorno un bersaglio. Fanno affermazioni vaghe, confidando sul fatto che chi legge darà loro l'interpretazione che meglio si adatta. Ma c'è anche un'altra agghiacciante profezia che continua a riecheggiare attraverso i secoli, risultando oggi ancora più inquietante, quella sui papi di San Malachia. San Malachia è un vescovo irlandese del XII secolo. Nel 1139, durante una visita a Roma, ha una visione. Davanti a lui compare una serie di frasi in latino associate a 111 papi che guideranno la Chiesa cattolica fino alla fine dei tempi. Scrisse 111 motti in latino sulla natura, il nome, il destino o lo stemma di ogni papa, fino al giorno del giudizio. Molte di queste frasi sono ritenute troppo precise per essere delle semplici coincidenze. Giovanni XXIII, il 107° papa della profezia, viene definito Pastor et Nautam, pastore e marinaio. Prima di diventare papa nel 1958, è stato il patriarca di Venezia, una città di mare. Paolo VI è definito Flos Floram, fiore tra i fiori. Il suo stemma è un giglio in mezzo ad altri gigli. Giovanni Paolo II, che nella profezia è chiamato De Labore Solis, dall'eclissi di sole, è l'unico pontefice della lista a essere sia nato che sepolto durante un'eclissi. E il 111° papa della profezia? De Gloria Olive, dalla gloria dell'olivo, è Benedetto XVI. Si dice che alla fine della lista Malachia abbia pronunciato un'ultima terribile frase non numerata. Durante l'ultima persecuzione della Santa Chiesa Romana, Pietro il Romano pascerà il gregge tra molte tribolazioni. Poi la città dei sette colli crollerà e il tremendo giudice giudicherà il suo popolo. Fine. Malachia sta descrivendo la fine della Chiesa Cattolica o la fine del mondo? Pietro il Romano è l'ultimo papa dopo quello attuale. Alcuni esperti credono che si tratti proprio di Benedetto XVI, dato che il motto non ha numero. San Malachia, Nostradamus e Mamma Shipton hanno predetto eventi che poi sono diventati storia. Ma che cosa possono dirci gli indovini di oggi sul nostro futuro? 8, 15, 22, 29. Robert Zoller è un astrologo medievale, un Nostradamus dei giorni moderni.
ha osservato le stelle per 30 anni per decifrare il futuro e ha fatto alcune previsioni di una precisione sbalorditiva. Il nuovo presidente americano sarà sullo stampo di Bush, un membro più giovane e inesperto della stessa famiglia. C'è una crescente minaccia per i cittadini americani, soprattutto sulla costa orientale. Se gli Stati Uniti non smetteranno di agire incompetentemente, inviteranno alla violenza avventurieri come Osama Bin Laden e Saddam. Il periodo di massimo pericolo sarà a settembre del 2001. È una coincidenza o le stelle hanno davvero predetto il futuro? I numeri sono la vera chiave dell'astrologia. I numeri interi tra 1 e 9 e in seguito lo 0 vennero considerati dagli antichi il principio base attraverso cui esprimersi. L'astrologia si regge su questo tipo di pensiero. Gli stessi segni zodiacali diventano numeri. Perché sia così, nessuno lo sa. Ma molte civiltà antiche credevano che le stelle e la natura contenessero le risposte a molti misteri della vita. Maya e Hopi, come tutti i popoli indigeni, erano molto legati al cielo. I Maya in particolare erano molto evoluti nell'osservazione dei movimenti celesti e nel costruire calendari estremamente precisi. Il calendario dei Maya, ideato per calcolare le stagioni, è anche uno strumento profetico. Il calendario finisce improvvisamente il 21 dicembre 2012 e i Maya parlano di avvenimenti cupi intorno a quel periodo. Il sole si spegnerà a causa della grande tempesta. Anche altri nativi americani, gli Hopi, hanno profetizzato un periodo di enorme distruzione e il giorno della purificazione. Questi sono i segni della grande distruzione. L'uomo bianco combatterà in terre straniere le persone che per prime ebbero il lume della ragione. Il quarto mondo finirà e avrà inizio il quinto. Gli Hopi, come molti altri indiani, sostengono che il mondo è stato distrutto ed è rinato per 4 volte e noi stiamo per vivere la quinta. Ma secondo alcuni esperti, gli argomenti comuni alle diverse profezie sono solo schemi della storia. Tutti i profeti predicono lo stesso genere di cose. Dimostrano che la storia si ripete, ripresentando gli stessi eventi in un ciclo. Forse, ma c'è un uomo il cui talento premonitore continua a sconcertare anche il più incallito degli scettici. Anche se poco istruito, scopre segreti del nostro passato che nessuno storico potrebbe svelare. Prevede guerre, diagnostica e cura malattie e predice drammatici cambiamenti del nostro pianeta. E fa tutto questo nel sonno. Per 43 anni, un uomo chiamato Edgar Cayce sfrutta la sua straordinaria capacità di entrare in trance e fornire informazioni dettagliate su quasi tutto ciò che gli viene chiesto su presente, passato e futuro. Edgar Cayce è stato forse il chiaroveggente più importante di tutti i tempi. Era decisamente il più dotato del XX secolo. Predice la Seconda Guerra Mondiale, le morti dei presidenti americani e il futuro della medicina e diagnostica malattie nel sonno. Le sue 14.306 letture sono tutte archiviate e catalogate all'Associazione per la Ricerca e l'Illuminazione a Virginia Beach. È la più vasta raccolta di materiale paranormale proveniente da una singola fonte. Edgar Cayce non ha lasciato 10, 20 o 500 letture, ma 14.000. Pensate a un artista che ogni giorno deve eseguire 2 diversi numeri 2 volte al giorno per 45 anni. È semplicemente impossibile. Cayce ha toccato diversi argomenti. Nostradamus non era così eclettico. Come Nostradamus, Cayce è molto richiesto.
e, come il suo equivalente francese, è estremamente modesto riguardo alla propria abilità. Erano entrambi profondamente impegnati ad aiutare gli altri e si interessavano di medicina. Nostradamus era un dottore e Casey eseguiva diagnosi d'intuito. Iniziarono entrambi come guaritori, poi divennero famosi come profeti. Il sorprendente destino di Edgar Casey inizia nel 1877 nel Kentucky, a Hopkinsville, una piccola città di coltivatori di tabacco. Quella di Casey era una tipica famiglia americana del ceto medio, all'inizio del Novecento. Si guadagnava da vivere coltivando tabacco, grano e mais e allevando bestiame. Era composta da persone oneste e dignitose, che andavano a messa la domenica. Gli uomini erano sicuramente dediti al fumo e con moderazione all'alcol. Casey non era esattamente il tipo di figlio che due genitori vorrebbero avere. Da bambino si stupiva nello scoprire che nessuno dei suoi coetanei aveva esperienze del suo stesso tipo. Da ragazzo Casey ha spesso delle visioni mentre legge la Bibbia seduto nel bosco e riferisce di vedere regolarmente suo nonno, annegato anni prima nel laghetto della fattoria. Sembra anche che il ragazzo abbia la strana capacità di memorizzare interi libri dormendoci sopra. Se fosse nato in circostanze diverse e non in una piccola comunità di campagna, Casey probabilmente sarebbe stato un fenomeno da baraccone. Invece era circondato da persone che lo amavano e lo proteggevano. Il suo talento più incredibile, che gli farà guadagnare il soprannome di Profeta Dormiente, emerge anni dopo, quando ha circa 20 anni. Mentre lavora come agente assicurativo, Casey viene colpito da una forte laringite. Poiché non è in grado di parlare, comincia a lavorare come fotografo. Ma dato che le sue condizioni persistono, decide di cercare aiuto. All'epoca, il giovane Casey era amico di Alain, un medico omeopata. Questo dottore gli suggerì di sottoporsi a una seduta di autoipnosi. Quanto accade dà inizio al particolare destino di Casey. Era il 30 marzo 1901. In una casa di mattoni a due piani, in West 7th Street, a Hopkinsville, Edgar Case era sdraiato su un divano, in fase meditativa, dopo essersi auto-ipnotizzato. Sbalordì i suoi genitori e le altre persone presenti nella stanza, descrivendo ciò che non andava con la sua gola e prescrivendosi una cura. La sua prima lettura, quindi, fu del 30 marzo 1901. Nel sonno, Casey descrive nel dettaglio il proprio disturbo e il trattamento necessario. In breve tempo, dottori e pazienti accorrono per avere diagnosi e cure dall'uomo con gli occhi a raggi X. Uno degli aspetti sensazionali delle letture di Edgar Casey è la natura penetrante delle sue visioni nel corpo di una persona. Leggeva il corpo come se avesse i raggi X e utilizzava termini medici piuttosto specifici. È sorprendente. Nel 1905 Casey suggerisce ai chirurghi di fissare la gamba rotta di George Dalton inserendo un chiodo nella frattura. I medici dissero che Dalton non avrebbe più camminato, ma lo fece. Quella fu la prima volta in cui venne utilizzato un chiodo. Nell'estate del 1911 a Gertrude, la moglie di Casey, viene diagnosticata una tubercolosi incurabile, ma lei segue le indicazioni del marito e in breve tempo guarisce. La fama di Casey come guaritore cresce rapidamente e sul New York Times i medici lo esaltano. I termini che utilizza sono degni di un professore di anatomia, ma quando non è sotto ipnosi è un uomo ignorante, soprattutto in campo chirurgico e farmacologico, di cui non sa nulla. Le previsioni di Casey sono sorprendentemente dettagliate, ma la procedura è piuttosto semplice. Non c'era alcun mistero. Si sdraiava sul divano, si slacciava la cravatta, il colletto e le scarpe, incrociava le mani sulla pancia e si rilassava.
C'era un intervallo di 30-60 secondi in cui i suoi occhi cominciavano a muoversi in modo rapido e irregolare. Era in quel momento che si poteva porre una domanda a Edgar Cayce. Tutto quello che gli serviva era il nome della persona interessata e dove si trovava durante la lettura. Il resto non importava. Stranamente, quando fornisce una diagnosi, prescrive una cura o predice il futuro, Cayce dimentica tutto non appena apre gli occhi. Non ricordava nulla di quanto aveva detto durante la lettura. Presto, i clienti aumentano. Le persone lo interrogavano sulle corse dei cavalli o sull'andamento della borsa e lui le accontentava. Mentre i clienti traggono vantaggio dalle sue previsioni, Cayce soffre di inspiegabili emicranie. Quando c'erano di mezzo scopi egoistici, era come se il segnale venisse disturbato. Non riusciva a sintonizzarsi in modo chiaro e preciso. Si ammalò ed ebbe disturbi allo stomaco. Disse che avrebbe smesso. Nel 1912, con la moglie Gertrude e il figlio adottivo Hugh Lynn, il disilluso Cayce si lascia tutto alle spalle e si trasferisce a Selma, in Alabama, dove torna alla vecchia professione di fotografo. Un giorno mio fratello lanciò un fiammifero in un bidone pieno di polvere esplosiva e si ustionò il viso. I medici dissero che non avrebbe più riacquistato la vista e lui chiese una lettura. Due settimane dopo, seguite le indicazioni del padre, Hugh riacquista l'uso dell'occhio. Mio padre capì che poteva aiutare le persone e decise di farlo, ma mia madre doveva essere l'unica persona a porgli le domande, per non ripetere quanto era successo a Hopkinsville. Ma Cayce sta per scoprire nuove straordinarie capacità e le sue agghiaccianti visioni lo renderanno presto il più grande profeta del XX secolo. Sono gli anni 20. L'Europa si sta ancora riprendendo dalla Prima Guerra Mondiale. Ma dall'altra parte dell'Atlantico, l'America sta vivendo la sua ascesa a superpotenza. È un periodo di spensieratezza e divertimento e di rapidi cambiamenti. Si stavano formando le grandi corporation e la tecnologia progrediva rapidamente. Da persone semplici si stavano trasformando in una società complessa. Proprio come grandi attori o poeti, Cayce parlava apertamente dei bisogni della collettività del proprio periodo e della sua cultura. Cayce ha clienti di tutti i tipi. I cercatori di petrolio lo interrogano per sapere dove trovare i pozzi petroliferi. Alcune delle letture più importanti, prima del 1923, sono quelle sul petrolio. Edgar Cayce fornisce informazioni sulle condizioni di un particolare sito, quasi metro per metro, e sono sempre esatte, perfette. Anche grandi menti incontrano il profeta dormiente. Thomas Edison riceve letture sulla natura dell'elettricità. Sappiamo che Woodrow Wilson, presidente degli Stati Uniti che soffriva di cuore, George Gershwin e Nelson Rockefeller ricevettero predizioni. Edgar Cayce è estremamente eclettico nel suo lavoro e le sue predizioni nel mondo degli affari, con date e descrizioni dettagliate degli eventi che si verificheranno, testimoniano il suo potere profetico. Alcune profezie sul mondo degli affari sono impressionanti. Era come se leggesse i titoli di giornale con 4 anni di anticipo regolarmente. Nel 1925, a un cliente che lo aveva interrogato sul futuro dei propri affari, disse di ritirare i titoli dal mercato. Bisogna stare attenti a non farsi coinvolgere dalle avversità che si presenteranno nel 29. Cayce prevede la Grande Depressione 4 anni prima che abbia luogo e nel 1931 predice con esattezza la fine del brutto periodo che affligge il paese. Nella primavera del 33 il miglioramento sarà definitivo.
The only thing we have to fear is fear itself. Si tratta del New Deal, quando cominciamo a riprenderci dalla depressione. Casey predice anche la seconda guerra mondiale prima di qualsiasi possibile avvisaglia. Nel 1935, mentre dava il suo responso a un agente di commercio in ambito di affari internazionali, Casey predisse l'alleanza tra Austria, Germania e Giappone. E nella sua lettura aggiunse che solo un intervento divino avrebbe potuto impedire al mondo intero di prendere fuoco. Nel 1935 nessuno aveva idea che sarebbero accaduti fatti del genere. L'unione fra le nazioni è ancora salda e nessuno pensa a un'altra guerra. Invece... Sembra che Edgar Casey abbia avuto una visione della Seconda Guerra Mondiale. Certamente nell'aria c'era qualche segnale, ma lui predisse esattamente il periodo in cui sarebbe scoppiata, quando sarebbe finita, e addirittura alcune dinamiche del conflitto. Casey prevede anche cambiamenti sociali che si verificano molto tempo dopo la sua morte, avvenuta nel 45. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Edgar Casey predisse con precisione anche le sommosse popolari che avvennero negli Stati Uniti per ottenere dei cambiamenti a livello sociale. Il vostro paese si dividerà. Prima del secondo presidente, che non finirà il mandato, ci sarà una sommossa. Nell'aprile del 45 Roosevelt muore. L'assassinio di Kennedy segue nel novembre del 63, quando si scatenano i movimenti per i diritti civili. Questo ci fa capire l'importanza di considerare Casey un commentatore di questioni pubbliche. Diceva che ci sarebbe stato un livellamento della società, specialmente in America, poiché non potevano esistere ruoli diversi per chi è ricco e per chi non ha niente. Ci sarebbero stati dei seri cambiamenti nella nostra cultura. We will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together. Casey non era né un democratico né un repubblicano. Non stava cercando di portare avanti un programma politico, ma aveva chiaramente una certa morale riguardo i nostri obiettivi come nazione. Di qualsiasi argomento trattino, le letture andrebbero perse se non fosse per Gladys Davis, una giovane stenografa che Casey assume nel 1923 per trascrivere ogni sua parola mentre è in trance. Era molto più di una stenografa. Completava il lavoro di Casey. Ed è solo grazie a lei che oggi abbiamo quelle predizioni. I felt an instant attraction to this man. I just trusted him. One day during a reading, he said a string of words, so I was wondering whether I should put a dash or comma or just how to word this. And over there asleep on the couch, I mean his eyes closed, he said put a comma between these. Una volta stenografata la predizione, Gladys la batteva a macchina e consegnava una copia al diretto interessato. Per motivi di riservatezza, i nomi delle persone che richiedevano il servizio venivano tolti e sostituiti con dei numeri. Casey non si fa mai pagare per le sue prestazioni, ma accetta solo donazioni. Questa decisione grava pesantemente sulla condizione economica della sua famiglia. Avevamo problemi economici e mia madre si domandava che cosa avrebbe comprato dal droghiere la settimana successiva. Se mio padre faceva due o tre letture di seguito e racimolava un po' di soldi, comprava del terriccio per il giardino o un albero da frutto. Pensava che le predizioni aiutassero le persone ed è ciò che lui voleva fare. La più grande aspirazione di Casey è aprire un ospedale in cui i pazienti possano ricevere i trattamenti prescritti nelle letture. Nel 1925 si trasferisce a Virginia Beach e tre anni dopo apre il suo ospedale, che però chiude nel 31 durante la depressione. Dopo aver chiuso l'ospedale e aver perso tutto, disse che quello era il periodo più triste della sua vita.
Ma nel bene e nel male, Casey non perde mai il suo dono. Negli anni venti, infatti, fa una nuova serie di letture. Profezie così stupefacenti che riecheggiano ancora oggi e che potrebbero farci riconsiderare la storia. Per 43 anni della sua vita, Edgar Casey si sdraia sul divano, con le mani sull'addome, e cade in uno stato di trance autoindotto, durante il quale viaggia attraverso il tempo e lo spazio, preannunciando guerre, diagnosticando malattie e, in alcuni dei suoi vaticini più intriganti, riscrivendo la storia. Esaminando le predizioni di Casey, si trovano anche alcune affermazioni riferite al passato, su fatti che non si trovano nei libri di storia. Sembra che il Casey dormiente conosca segreti che solo l'alta tecnologia e anni di ricerche potrebbero rivelare. Molto prima della scoperta delle pergamene del Mar Morto nel 1947, Casey parla di un'antica setta giudaica, gli Esseni, che si riteneva composta da soli uomini. Edgar Casey definisce gli Esseni una comunità che include uomini, donne e bambini. Gli esperti rimangono dubbiosi, ma nel 1950, anni dopo la morte di Casey, gli archeologi trovano scheletri di donne Essene vicino al sito delle pergamene. Anche in campo geologico ci sono letture interessanti. Secondo Casey, un tempo il Nilo scorreva nella direzione opposta, sfociando nell'Oceano Atlantico. Negli anni Ottanta, le immagini satellitari dello Space Shuttle rivelano delle valli fluviali sotto le parti più aride del Sahara. Ulteriori immagini ed esplorazioni in loco confermano che il Nilo potrebbe aver attraversato il Sahara per gettarsi nell'Atlantico. All'epoca di Edgar Casey, molto di quello che lui diceva riguardo civiltà perdute o mondi antichi veniva considerato fantascienza. Solo dopo la scoperta delle pergamene del Mar Morto, le persone hanno cominciato a prendere in considerazione le sue affermazioni, come se fino allora non fossero esistite. Probabilmente la visione storica più straordinaria che Edgar Casey abbia dato riguarda la città perduta di Atlantide. Atlantide, secondo le percezioni di Casey, era il primo grande paradiso terrestre. Esisteva ancora prima di quello che si trovava tra il Tigri e l'Eufrate, il paradiso di Adamo ed Eva. Edgar Casey vede Atlantide come un enorme continente in mezzo all'Oceano Atlantico. Al tempo, gli individui che popolavano la zona avevano una profonda conoscenza delle forze dell'universo ed erano in grado di imbrigliare alcune di esse per creare strumenti come macchine volanti, cristalli, eccetera. Ma secondo le indicazioni di Casey, gli abitanti di Atlantide abusarono del loro potere e la città scomparì in un cataclisma decine di migliaia di anni fa. Secondo una profezia più specifica, Atlantide dovrebbe riemergere nel 1968. Ma non lo fa. Proprio in quell'anno, però, alle Bahamas viene scoperta la famosa Strada di Bimini. Molti geologi pensano che sia una paleospiaggia, cioè una frattura parallela alla costa. Questa striscia, però, è a forma di J ed è strano. Nessuno ha ancora dimostrato che Atlantide giace sotto le Bahamas. Ma secondo Casey, Bimini non è l'unico legame al continente perduto. Prima della distruzione finale, gli abitanti di Atlantide avrebbero nascosto i loro documenti storici in altri luoghi. Ad esempio, nella penisola dello Yucatan o sotto la zampa anteriore destra della Sfinge. All'inizio degli anni 90, il dottor Robert Schock, professore di geologia alla Boston University, effettua sulla Sfinge dei rilevamenti geologici e sismici. Non avevo intenzione di avvalorare le affermazioni di Casey o di qualche altro veggente. In realtà, non sapevo niente su di lui, oltre al nome. Schock e la sua squadra stanno per fare una sorprendente scoperta. Riuscimmo a stabilire che cosa c'è sotto la Grande Sfinge.
Davanti alla zampa anteriore sinistra, a circa 25 metri di profondità, abbiamo trovato una grande camera. Data la sua regolarità, sembra scavata dall'uomo. Siamo certi della sua esistenza e crediamo anche che contenga qualcosa. Il modo in cui la camera risuona e vibra sembra indicare che al suo interno c'è qualcosa. Si tratta della stanza dei documenti di cui parla Casey? Nessuno l'ha esplorata ulteriormente. Anche se intriganti, finora le letture su Atlantide non hanno trovato riscontri. Ma potrebbe essere il metodo usato da Casey, e non il suo materiale, a giocare un ruolo importante nella comprensione di noi stessi e del nostro mondo. Casey, infatti, afferma che con la pratica siamo tutti in grado di fare ciò che fa lui. Credo che non esista nessuno che non abbia questa abilità che ho io. Basta avere la volontà di rinunciare agli interessi personali per sviluppare questa capacità. Casey è persino in grado di descrivere dove prende le informazioni che riceve mentre è in trance. Afferma che provengono dal subconscio della persona per cui sta effettuando il vaticinio e dai resoconti akashici, una fonte universale di conoscenza che contiene tutto il passato, il presente e il futuro del genere umano. Edgar Casey dice che alla fine, quando entri in una dimensione universale, non ci sono più tempo e spazio, non ci sono né futuro né passato. Accade tutto in un unico avvincente momento di espressione, ma il tempo è un'illusione che ha uno scopo. Le visioni di Casey suggeriscono che possiamo influire sul nostro futuro. E quest'idea era condivisa da un altro grande profeta, Nostradamus. Sia Edgar Casey che Nostradamus credono che il futuro sia plasmabile, ma è normale sostenere certe teorie se sei un profeta e stai cercando in qualche modo di cambiare il futuro. Perché Casey vuole cambiare il futuro? E quali eventi catastrofici ha profetizzato nel nuovo millennio? Edgar Casey ha fatto predizioni straordinarie sui cambiamenti della Terra, che vanno al di là dell'immaginazione. Da Nostradamus ai Maya, in tutto il mondo ci sono veggenti e tradizioni profetiche che avvertono che il nostro pianeta subirà cambiamenti catastrofici. Gli antichi Maya credevano che il mondo sarebbe finito più o meno nel periodo in cui viviamo noi oggi. Parlavano dei giorni, dei frutti avvizziti e della grande tempesta, cose spaventose. Gli Hopi parlano di alberi che muoiono e drastici cambiamenti climatici che precedono i giorni della purificazione. Nostradamus parla di morti che resuscitano dalle loro tombe e Mamma Shipton avverte: le tempeste e gli oceani infurieranno, i vecchi mondi moriranno e ne nascerà un altro. Le profezie di Casey per il nuovo millennio sono terribili, proprio come quelle dei profeti prima di lui. Edgar Casey ha fatto previsioni straordinarie su alcuni cambiamenti della Terra. Il più importante è quello sullo spostamento dell'asse di rotazione. Sarebbe un evento catastrofico se si verificasse veramente. Cambiando l'inclinazione dell'asse, si modificherebbe l'assetto dell'intero globo. I bacini oceanici si sposterebbero, e così pure le vallate e le montagne. Alcune delle visioni di Casey sul futuro sono veramente terrificanti. Dice che il Giappone e il sud degli Stati Uniti verranno sommersi, molto lentamente, ma in maniera definitiva. Casey avverte che nemmeno la costa orientale verrà risparmiata. Porzioni della costa dello stato di New York scompariranno, ma ci sarà una nuova generazione. La Carolina del Sud e la Georgia invece scompariranno molto prima. Annuncia che in Europa l'assetto geologico e quello climatico cambieranno in un battito di ciglia. In realtà Casey predice tutto ciò come conseguenza dello spostamento dei poli. Dice che i grandi laghi scorreranno attraverso la valle del Mississippi e finiranno nel Golfo. Casey, che non sa nulla della tettonica a zolle,
sostiene che alcuni segni all'interno della Terra ci avvertiranno dello spostamento dei poli. La previsione più drammatica fatta da Casey è quella sull'inizio di enormi cambiamenti della Terra, che andranno aumentando di intensità tra il 1958 e il 1998. Dopo quel periodo ce ne sarà un altro, e noi sapremo che a quel punto i poli si sposteranno. Artide e Antartide si innalzeranno e i vulcani delle zone torride erutteranno. Ciò avrà inizio tra il 58 e il 98. L'attività vulcanica è in aumento. Quella delle zone più torride e quella del pianeta in generale è cresciuta del 500% negli ultimi 50 anni. Casey predice anche una serie di tempeste e terremoti alla fine del secolo. Negli ultimi 10 anni nell'Atlantico gli uragani raggiungono la massima attività e in tutto il mondo viene registrato un crescente numero di terremoti. Nel 99, in 7 mesi, vengono rilevati oltre 200 terremoti sopra il circolo polare artico. Casey, Shipton, Nostradamus, Simaia e gli Opi si sono basati tutti sullo stesso libro di profezie? Sembra che persone di culture diverse attingessero da una sorta di mente universale, e questo vale anche per Nostradamus e Casey. Il nostro mondo sta per giungere alla fine. I cataclismi, le carestie e l'innalzamento delle acque sembrerebbero confermare che sia proprio così. In realtà, vogliono farci capire che stiamo entrando in un periodo di crisi evolutiva. Ci sono moltissime profezie che parlano di distruzione, cataclismi, morte e devastazione. Questi presagi sono innanzitutto un segnale per tutti noi, per le nazioni e per il mondo intero, affinché rivediamo il nostro rapporto con la Terra e la natura e le relazioni tra noi esseri umani. Per quanto terribile possa sembrare la sua profezia, Casey crede che sia importante vivere il presente. Come Nostradamus e altri veggenti prima di lui, ritiene di poter influenzare il futuro. Nel 1939, come predetto da Casey, scoppia la Seconda Guerra Mondiale. E nel 1941, quando l'America prende parte al conflitto, il profeta dormiente viene sommerso dalle richieste di chi vuole avere notizie dei propri cari che sono in guerra. In una lettura su se stesso, Casey si era raccomandato di non effettuare più di 2 predizioni al giorno, una al mattino e una alla sera, perché ognuna di esse lo esauriva emotivamente. Ma Casey non riusciva a dire di no alle persone, e fu questa la sua rovina. Nel 1944 arrivò a fare anche 8 letture al giorno. Nel settembre del 1944, stanco ed esaurito, Edgar Casey ha un attacco di cuore. Muore il 3 gennaio del 45 a Virginia Beach. Viene sepolto nella sua città natale, Hopkinsville. Fuori del cimitero c'è una targa di bronzo in memoria del suo lavoro. Per molti è stato più di un grande profeta. Considerare Edgar Casey solo una persona che prediceva il futuro è limitativo. Il suo materiale è così prezioso che può fornire informazioni utili per aiutare le persone di oggi.